Siamo al centro del grande tappeto erboso e svetta proprio sulla bordura dei laghetti la grande meta sequoia, un gruppo di meta sequoie dal colore bruno rossastro tipico di questa stagione. La meta sequoia è una conifera a foglia caduca e quindi perde i suoi aghetti, pensate, da quando il parco comincia a chiudere a quando il parco riapre, i giardinieri non fanno altro che raccogliere questi piccoli aghetti, che diventano, con il passare appunto dei giorni e dei mesi, sempre più rossi, sempre più bruniti, quasi a farla somigliare ad un larice. La meta sequoia è una pianta che preferisce questi ambienti umidi e acquosi, è spesso vicino all'acqua infatti, e pensate che fino alla prima guerra mondiale si pensava fosse estinta e fosse una pianta fossile che caratterizzava sempre l'era mesozoica. La scoprì invece un botanico cinese in un luogo sacro ai cinesi dopo il 1941, scoprì questo esemplare particolarissimo che poi divenne presente nei vivai e dai collezionisti di tutto il mondo. Meta sequoia, che è chiamata anche abete d'acqua. Tipiche della meta sequoia sono questi gruppi di foglioline, di aghetti piatti che stanno cambiando il colore e gli aghetti cadono poi a rametti, quindi sotto la pianta ci saranno tutto questo letto di rametti color bruno e poi queste piccole pigne che sono verdi brillanti durante la primavera e poi si trovano ai piedi della pianta altrettanto decorative, molto piccole decorative. La meta sequoia è una pianta veramente elegante. Il suo basamento è composto da queste radici molto in evidenza ma estremamente decorative che si allargano alla base per poi arrivare, vedete, alla corteccia bruno rossastra scanalata che diventa poi piena di muschio, quindi altrettanto decorativa. È una forma che conosciamo tantissimo, questa forma a piramide che proprio la caratterizza, e però vi dicevo è una pianta particolare che è stata scoperta da poco. Cresce molto veloce e quindi è una pianta adatta se si ha poco tempo nella crescita. Qui nel giardino è proprio vicino agli specchi d'acqua perché il suo riflettersi sulla superficie dell'acqua crea dei giochi di luce, di prospettiva veramente molto molto suggestivi. È una pianta che illumina l'autunno perché con il suo colore rende proprio speciale le macchie dove è caratteristica. Qui in questa zona è abbinata anche ai cipressi calvi, Taxodium disticum, che ha sempre un particolare sviluppo delle radici, dell'apparato radicale, mentre ai giardini acquatici più in alto è insieme ad altre meta sequoie che si riflettono elegantemente sulla superficie dei nostri laghetti. Un altro punto molto molto particolare dove sorgono le grandi meta sequoie del nostro giardino. Siamo ai giardini acquatici nella parte alta del parco e qui degli esemplari molto suggestivi, uno solitario e poi alle mie spalle gli altri che si riflettono sulla superficie dell'acqua. La meta sequoia è bella sempre, è sempre particolare in primavera ed estate per il verde brillante e fresco delle sue foglie leggere e poi adesso con questo colore meraviglioso, magnifico. È un colore che racconta dell'autunno e dell'arrivare dell'inverno insieme a altre essenze del giardino, scelta quasi apposta per decorare il giardino anche in questo momento. Non perdetevela quando verrete il prossimo anno.